Ciao ragazzi, bentornati in questa puntata extra. Puntata extra perché? Perché di solito nelle puntate extra facciamo degli unboxing, delle cose un po' così, un po' particolari. Questa volta per me è un unboxing che ho voluto tanto perché, ahimè, stiamo diventando anziani e quindi l'utilizzo degli occhiali è fondamentale anche nella guida, però non posso fare una guida perché io solo da vicino non ci vedo. Vi spiego un attimino meglio. Io guardo il navigatore satellitare su questo, quindi serve, visto che viaggiamo tutti i giorni lo guardiamo. Il problema è che inizio a non vedere più le scritte, quindi ho dovuto cercare una soluzione sul mercato, uno schermo un po' più grande, ma già che ci sono portiamo brutto nel 2024 e quindi gli diamo anche un pochino di tecnologia in più. Di che cosa sto parlando, ragazzi? Sto parlando di questo. Questo prodotto di Carporide è il modello W905. Ho scelto questo modello qua perché ha anche una telecamera. Adesso andiamo a vederlo un pochino nei dettagli e vi spiego il perché l'ho scelto. Perché, ragazzi, stiamo portando brutto nel 2024? Ovviamente non c'era tecnologia all'epoca, nel 1980, però oggi ci serve e la utilizziamo. Uno, perché la legge ci obbliga. Esempio, il viva voce. Questo sostituisce il viva voce perché fa un clone, diciamo così, del vostro telefono. Quindi lo potete utilizzare per telefonare, ha una connessione Bluetooth, quindi lo potete utilizzare per anche le applicazioni che ci sono. Tipo, noi abbiamo 3-4 tipi diversi di navigatori satellitari che sono compatibili e il telefono trasmette su questo schermo il navigatore satellitare. Questo si può anche collegare a una cassa esterna, noi infatti ne abbiamo una molto potente, e possiamo anche ascoltare a questo punto la musica, visto che col vecchio impianto di brutto suona male. Ha una sua telecamera front, quindi puoi usarla come dashcam. Per noi invece la dashcam ce l'abbiamo già e continueremo a utilizzare quella, ma utilizzeremo questa dashcam rivolta a 90 gradi verso il finestrino guida, perché spesso e sovente nelle dogane ci siamo un attimino magari trovati un po' scomodi, diciamo così, e quindi riprendere anche quella parte lì è importante. Uno, perché quando vedono la telecamera non fanno i furbi, e due, perché non si sa mai cosa può succedere. Bene, adesso facciamo l'unboxing, così vediamo cosa c'è dentro e vi spiegherò un pochino le caratteristiche tecniche. Allora, vediamo cosa c'è. All'interno abbiamo uno schermo da 9 pollici, abbiamo diversi ingressi, un tipo C, un ingresso AV, possiamo addirittura collegare una telecamera esterna, tipo magari la retrocamera, uno slot per la memoria, un SD card e l'alimentazione. Ovviamente sono presenti anche i microfoni per poter fare da viva voce quando rispondiamo alle chiamate. Diciamo che è un bello schermo, per noi anziani ci fa vedere bene cosa facciamo. E qui dietro c'è la telecamera che vi dicevo. Ha una particolarità, si alza, ma soprattutto si orienta a 360 gradi. Nella scatola è presente libretto di istruzioni, alimentazione. Ecco, in questo caso qua la cosa è molto furba, perché io inizierò a fare così. Sfrutterò quelli che sono i cavetti per iniziare a utilizzarlo posizionandolo un pochino nel camper, per vedere quale sarà la posizione migliore che a me piace. Quindi, senza fare nessun tipo di impianto, io utilizzerò la sua alimentazione accendisigari e i suoi vari supporti. Nei vari supporti ce ne sono principalmente due, ma sul loro sito ci sono anche degli accessori, tipo un accessorio dove, diciamo così, tu puoi infilare il supporto nello slot del CD e quindi, senza bucare la plancia o appiccicarla da qualche parte, avere lo schermo praticamente davanti all'autoradio. Se è ovviamente l'autoradio, noi non ce l'abbiamo, quindi non attacchiamo niente. Comunque, diciamo che principalmente in dotazione ce ne sono due. Questo, che è quello che, diciamo così, noi mettiamo sul cruscotto, vedi che può anche prendere la forma con il suo adesivo, ed eventualmente, se uno lo desidera, bucare, ma dovrebbe essere più che sufficiente. E l'altro, che invece è il classico a vetro con la sua ventosa, che ovviamente puoi regolare in qualsiasi tipo di posizione o lunghezza, insomma lo posizioni un po' dove vuoi. Ovviamente più lo distanzi e più questo potrebbe vibrare. Io preferirei utilizzare questo, metterlo a cruscotto, però devo capire ancora bene dove piazzarlo. Nel caso volessimo utilizzare il supporto, quello classico a vetro con ventosa, però sul cruscotto,
ti forniscono anche questo piattello che tu lo avviti da qualche parte sul cruscotto in questo caso e ci appiccichi sopra la ventosa. All'interno della confezione c'è anche il cavetto AV che serve per collegare magari una cassa acustica esterna, tipo la nostra, che poi vedrete quando lo installerò, e il cavetto accendisigari che utilizzeremo adesso per farvi la prima spiegazione, dove ha anche un'uscita USB per ovviamente non occupare l'unica presa accendisigari e quindi non poter più caricare nulla praticamente. La prima cosa che facciamo, mettiamo il suo supporto, che è questo qua, va semplicemente agganciato, dopodiché si può con questa vite regolarlo un po' come si vuole. Io lo metterò così sul piatto, anche perché adesso ve lo farò vedere qua così. Prendo il cavo, che è abbastanza lungo, e lo mettiamo nell'accendisigari. No, Marina, vai a attaccare il cavo, va. Sono diventata l'addetta alla presa accendisigari. Bene ragazzi, la prima cosa da fare è fare il pairing con il proprio telefono. Io ho un iPhone, ma funziona come vi ho detto anche per Android. Semplicemente a replay clicchi sopra, gli dici conferma replay. Dopodiché dovete andare nella vostra Wi-Fi connection, attivarla e aspettare che venga fuori il play col suo codice. Mettere dentro la password, accedi e siamo collegati. Dopodiché andare nello screen mirroring, sentite il mio inglese, mirroring, e condividere la schermata. Voilà. Abbiamo collegato il telefono e lo vedete la coppia precisa. In questo caso io posso andare direttamente a prendere, non so, facciamo il classico Google Map, che la cosa bella è anche che a questo punto questo diventa come un telecomando. Quindi io mi imposto. Ragazzi, purtroppo ci segna che siamo a Beirut, ma non è vero. Nel senso che qui a Cipro riceviamo l'influenza dei disturbatori dei GPS di Israele. Giusto per farvi capire che siamo in questo periodo un po' brutto. Detto questo, diciamo che io adesso punterò un punto qualsiasi a Beirut e a questo punto mi farà fare la sua mia strada e faccio avvia. Procedi in direzione nord su Amrussie. Beirut Side Highway. Avete notato che l'audio a questo punto esce direttamente dal monitor? Anche la mia voce, se io faccio Ehi Siri, vedete che si attiva? Quindi io riesco anche a fare e utilizzare tutti i comandi vocali di Siri o nell'Android, non so come si chiama, Cortana, Giovanna. Google. Buongiorno, come posso aiutarti? Ma guarda, in questo momento dovresti stare zitta perché sto facendo un video. Si è spenta. Ragazzi, il bello della tecnologia. Però questo vi fa capire che potete utilizzare anche quelli che sono tutti i comandi vocali, che è veramente interessante, soprattutto su un mezzo che non ha assolutamente nulla di automatico. Facciamo anche un'altra prova, qualcosa che può essere utile, magari sei fermo in coda, o meglio ancora parcheggiato, perché lo si può fare, e hai voglia di vederti un film. Vai su YouTube, guarda caso, ci sono proprio quei due lì. Sono io che faccio lo stupido. L'audio ovviamente si sente abbastanza bene, però una cassa molto piccola qui all'interno. Tenete in considerazione che si può collegare a una cassa esterna, come vi ho già detto. Facciamo una prova. Prendiamo il cavetto normale AUX e adesso vediamo come suona. Anche lo sgabello che hai rotto l'altro giorno, si vede. Rotto io, mi è esploso. Ascoltiamo anche un po' di musica. Devo dire che suona bene, ci sono diverse funzioni, mentre sei in navigazione, diciamo c'è un pulsantone qua generale che ti dà la possibilità ad accedere al menu principale. Che cosa ti può servire il menu principale? Banalmente magari per cambiare musica, per utilizzare qualche altra icona o magari ricerca se tu lo vuoi, o anche solo per alzare e abbassare il volume o la luminosità, magari troppo luminoso di notte, anche se ha la funzione auto, come vedete, che si autoregola. Torno alla navigazione con AirPlay, vi faccio vedere anche che possiamo gestire tranquillamente la telecamera e quindi magari andare a regolarla e a fare magari una foto. Ci serve fotografare qualcosa, oppure bloccare un video, perché è interessante che quel video non venga cancellato, perché ovviamente si riscrive dalla sua memory card. Ovviamente è tutto registrato in 4K come viene qua, se io non ho ancora spellicolato, ma lo farò dopo per non sporcare la telecamera, quindi non si vede molto bene per quel motivo lì. Adesso facciamo la prova telefonata. Mi chiama Marina,
No, non puoi, perché noi utilizziamo il telefono per riprenderci. Quindi chi mi chiama? Dimmelo, chi mi chiama? Adesso avvisiamo qualcuno e gli diciamo di chiamarci, stiamo qua come dei pirla ad aspettare la chiamata. Devo anche dire che si vede bene, finalmente riesco a vedere bene le scritte. Aggiungo che lo schermo ha anche una buona luminosità e un buon antiriflesso. Adesso vediamo poi guidando quando ci batterà il sole contro come si comporta. Fede. Oh, ciao Fede. Sì, ti sento. Bene, stavo provando lo schermo che ti dicevo e funziona. Funziona bene? Funziona veramente bene. Grazie della telefonata. Dai. Ciao ragazzi, buon viaggio. Ciao, ciao, ciao. Dunque, la prima telefonata che mi ho ricevuto, siccome il mio telefono è collegato via Bluetooth alla cassa, mi ha trasferito e quindi ho dovuto andare nelle impostazioni. Adesso scollego direttamente la cassa e ci facciamo richiamare dalla mamma di Marina, perché non posso disturbare il mondo, e vediamo, il suono dovrebbe essere riprodotto direttamente dal monitor. Anche perché non è che tutti utilizzano la cassa, anche se utilizzando questo cavetto nell'autoradio, voi a questo punto utilizzereste le casse dell'autoradio. Prova la suocera numero 2. WhatsApp audio. Ciao suocera, mi senti? Ti sento. Come va il raffreddore? Sì, meglio, meglio. Va bene, niente, ti ringrazio. Ok, di niente. Quando hai bisogno, chiama. Va bene, ciao. Ok. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, fino adesso abbiamo utilizzato la connessione telefono-monitor, quella di AirPlay, che praticamente duplica totalmente il vostro telefono. Però esiste la funzionalità CarPlay, che è un pochino più semplice, perché vi porta le icone del vostro telefono, non tutte, alcune, quelle che sono, diciamo, delle applicazioni compatibili con CarPlay, sul vostro schermo. Ve lo faccio vedere. Se io utilizzo CarPlay, metto gli occhiali, ho tutta una serie di icone che mi servono per gestire telefonate, piuttosto che la musica, le mappe, in questo caso è la mappa direttamente di Google Maps, ma io, siccome ho scaricato altre mappe, ho Google Maps, Google Maps, Maps.me, che sono quelle che uso. Però facendo la connessione con CarPlay ho anche messaging tipo Telegram, WhatsApp o WhatsApp o altre applicazioni compatibili con CarPlay, tipo addirittura Zoom per fare le chiamate, piuttosto che Skype. Sono, diciamo, due metodi di connessione differenti. Uno, faccio vedere la copia direttamente del telefono. Due, mi integro con questo sistema. Vantaggi è che utilizzerò con CarPlay direttamente il touch sul monitor, mentre invece facendo duplicato, questo praticamente è come se fosse il telecomando di quel televisore lì. Sono due sistemi differenti per fare cose differenti, perché ipotesi, prima che abbiamo visto il video di YouTube, quello non ce l'ho integrato qua perché non ho l'app. Quindi cosa fai? Duplichi, guardi il video e lo utilizzi come monitor. Utilizzando ipotesi il CarPlay, vi faccio vedere, io posso andare a fare direttamente delle telefonate. Chiedere addirittura a Siri. Ehi Siri, puoi chiamare? Chiama Marina. Ok, adesso butto giù perché sennò gli squilla il telefono Marina. Ovviamente quando sono al telefono posso sia fare il numero ma anche attaccare il telefono. Posso fare un po' tutte quelle cose direttamente sul monitor. Utilizzando questa funzione qua posso utilizzare l'app di musica, quindi andrà a prendere quelli che sono i vostri brani all'interno del telefono e li riprodurrà sulla cassa acustica o sull'impianto che avete collegato. Io mi sono scaricato alcune app compatibili appunto col sistema CarPlay, tipo questa In Ascolto si chiama, e quindi posso ascoltare della musica streaming online. Ma ce ne sono diverse, queste le potete andare a cercare voi e vedere un attimino quali sono compatibili e vi possono servire. Tipo ipotesi bella interessante, Gasoline Now, che è quella per cercare, adesso dove siamo? Siamo sempre a Beirut. Siamo sempre a Beirut. Questo per cercare le pompe di benzina. I video ipotesi, se volete andare a vedere cosa sta facendo la telecamera, vado qua in fotocamera e ho tutte le varie funzionalità. Il formato della fotocamera, la risoluzione, la registrazione in loop, quindi gestire i minuti, la sensibilità della collisione. Cosa vuol dire questo? Lui ascolta e tu hai preso un colpo forte, automaticamente blocca quel video lì, se no di solito si sovrascrivono. E poi andare a gestire anche ipotesi della camera posteriore, se girarla a specchio o se impostare quelli che sono gli spazi quando fai retromarcia. Ovviamente io in questo caso non ce l'ho, quindi non mi serve.
Allora ragazzi, visto che abbiamo questa funzionalità di registrare i video, che per noi sono importanti come viaggiatori, come si fanno banalmente a vedere? Si va nella schermata home, si schiaccia playback, eventualmente se il playback non funziona è perché ti devi scollegare dal telefono, perché lui sono continua a registrare, e dopodiché tu hai all'interno file, video, foto, si possono vedere col suo sonoro, riportano la data e l'ora di quando è stato registrato e si possono cancellare. Come vedete magicamente siamo tornati a Cipro. Questa probabilmente sarà la posizione che la metteremo, però probabilmente invertirò i due. Penso di essere arrivato alla fine del video, la spiegazione magari sembra complessa, ma realmente non lo è. È solo questione di prenderci un attimino la mano e a prova di boomer, quali io sono, quindi lo potete utilizzare tutti. Sistema bello, adesso anche con la luminosità vedo che si riesce a vedere. Se vi interessa, qui in descrizione trovate il link con degli sconti. E direi che è tutto per oggi, quindi ci vediamo alla prossima.